già che ci siamo, buongiorno, buongiorno, eccoci qua, eccoci qua. Dovrei aumentare leggermente le luci perché dietro ho la finestra eccessivamente aperta e no, la chiudo un po'. Ecco qui. Meglio, insomma, è comunque troppo illuminato dietro. Oh no, mi si è rotto il coso delle luci adesso. Perché? Perché? Perché la Stream Deck fa la cazzata stamattina? Luca, 44 mesi, grazie alla sua benedizione per il colloquio da settembre, avrò un lavoro vero, mi fa moltissimo piacere, grazie mille. Grazie Desate, fortuna per i suoi cazzi, va bene, grazie mille. Buono che conosco il proprietario. Ma allora, dov'è il problema qua? Il gatto che... Ah, oh, si è rincoglionita una luce del gatto? Perché... Scusate, cerco di capire dov'è il problems. Ah! Ce n'è sempre una, eh. E niente, non ci sono cazzi, non funziona. Ecco qua. Oh, là. Là. Prima di più, però. Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, mister Ciccia, buongiorno gattone, eccomi a non farmi i cazzi miei, sempre minori di tre, grazie mille. Buongiorno. Risolto. Allora, no, si pronuncia. Ecco. Non mi stupisce il fatto che la console di Halo sia andata a ruba, va a ruba la Series 6 normale, quindi se adesso c'ho pure i camion. Quindi non mi stupisce che sia andata a ruba anche quella. L'Elite non l'ho prenotato perché ho avuto altre spese adesso e tanto quello riesce in concomitanza con Halo, anche se sto altri 3-4 mesi senza, non muore nessuno. Se va autostock posso tranquillamente aspettare l'anno prossimo, tanto per ora è già da un po' che sono senza. Quello, devo fare una data corrige ieri sera perché ho detto una stronzata con Karim, infatti lui mi fa: cazzo, ma non avevo mai detto la data di Scorn? E io gli ho detto: no, l'avevano detta. E invece non è vero. Scorn è stato annunciato così durante una carrellata. Durante una carrellata hanno detto Fall 2021. Ok, io ero sicurissimo che avessero già detto la data alle 3. Quindi questa è una stronzata che correggo sostanzialmente. Quindi niente. Sì, troppi giochi, mi trovi d'accordo, troppi giochi, adesso un casino. Io spero di vedere presto anche quel Pokémon MMO, quel che è il Dokkev, che sembra la cosa più bella del mondo. A proposito, c'è su Steam da mettere in lista desideri? Vabbè che dubito che ce ne dimenticheremo. Sì, fettone che passa, sì. No, non c'è. Su Steam c'è Halo Infinite Multiplayer. Vabbè. La pagina principale proprio. È arrivato il monitor? No. Cioè, oddio, sono le 9. Diamogli tempo. Vediamo. Cioè, dovrebbe arrivare oggi. Non so se ho un orario, una finestra d'arrivo. Guardo subito, che così magari... Tanto io al 100% oggi lo voglio provare. Perché devo vedere, uno, se fa quello che voglio, due, se vale la pena, se no lo rimando indietro. Perché non sono pochi soldi. No, non c'è una finestra, purtroppo. Però è in consegna da Amazon. Quindi è bene il fatto che sia in consegna da Amazon. Oggi entro le 22, perfetto, molto preciso come orario, mi piace. Che monitor è? È un monitor gigantesco che sostituirà i miei due monitor. Come è finito il pronostico? Che Halo è uscito 2021. Ma lo sapevamo già grazie ad un... leak, per quanto si possa chiamare leak, un pirla che aggiorna la pagina del negozio prima che venga annunciato qualcosa. Leila.
49 pollici, sai che non mi ricordo mica più, è un 21 nonni larghissimo, sì, 49 pollici, è quello lì, è quello lì. Come fa un monitor a sostituirne due? È gigante. No, che sfiga, Vito. Allora, oggi Riders Republic. Un gioco che, inutile nascondervelo, sto aspettando da una vita. Molto deluso dal fatto che ci fosse la questione NDA, l'hanno tolta. E adesso Free for All, daine! Sì, però era comunque un pirla a livello aziendale, Q. Avremmo, allora, se lui non diceva niente, si annullava il nostro, la nostra scommessa, potevamo rifarla in maniera pulita senza che nessuno sapesse nulla. Per colpa sua non abbiamo neanche potuto pensarla questa cosa. Perché mi fischiano a sinistra? L'audio è altino, nonostante io l'abbia abbassato ieri sera. Ah, forse... No. Adesso l'ha abbassato. Come Horror Online. Ah, va bene. Com'è l'audio? Lo devo abbassare? Grazie Danny per i 6 mesi. Rinnovate, 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 che ormai siamo gli sgoccioli di questo mese. Mi sono iscritto alla beta di Halo Infinite? Assolutamente sì, non mi hanno minimamente cacato. Audio per ora ok. Allora ragazzi, vi ricordo, non sono pirla, non è che mi metto a streamare cose che non dovrei. La beta ora è pubblica, ok? La beta la può scaricare chiunque, non ho firmato nessun tipo di NDA e quindi posso giocarci e basta. Grazie a Nici Glitch per 24 mesi. Poi altre cose di opzioni, direi che siamo tranquilli. Ma questa canzone non è copyrightosa? Scusami, perché io avevo lingua audio... Beh, dubito che ci sia, infatti. Assolutamente sì, ma allora, ma io l'avevo tolta quella questione là. Come si torna indietro? Non si torna più indietro. Fermo un attimo, tornami indietro. No, il menu principale, tornami. Oh, tolgo l'audio. Finalizza la configurazione per tutti i parametri. Sì. Sì, però aspetta. Fermo! Io, ve lo giuro, ho messo la modalità streaming. Sì, Jay, certo che c'è, l'ho messa! E pensa, questa qui la conosco, sta canzone, non l'ho mai sentita in vita mia, però la pigliavano per il culo in un meme perché dicevo sempre Black and Yellow, Black and Yellow, quella roba lì. Non si torna indietro, mai! Ammazza. Ammazza. Non penso, Walter, però non lo so. Lo sto avviando per la prima volta, magari mi dai il tempo di scoprirlo. Sono poliglota, modestamente. A parte il minus, esatto, ed è esageratamente frustrante farlo. Non ho i drop, non so se ho i drop, ho fatto richiesta però non so. Allora, torniamo a noi. Opzioni. Conto audio. Sono musica copyright, ma dai! Ve lo giuro, l'ho tolta ieri. Ve lo giuro, tantissimo. E quindi mi ha tolto anche le opzioni qua, eh? No, il limite dei frame l'ha lasciato. Ma questi sono stronzi. C'è di tutte le opzioni. Ah no, anche la sfocatura di movimento avevo tolto.
Sì. Guarda te. Guarda te. Ci ha salvato quello che gli pareva. Ah, fanculo, va. Mi vogliono sabotare i poteri forti. Sì, sarà un bug della beta, ovviamente, ci sta. Allora. Oh sì, ma questo qui è il colore... No. Ecco, giallino, anche se non è... Verde, posso fare il verde? Mamma mia! Che, cioè, non sembra l'incredibile Hulk, sembra uno che hanno pittato di verde. Vabbè, viso. Ammazza che scelta... Ma santo cielo! Questo l'han picchiato. Ce ne fosse uno con una faccia che dici, ah, potrebbe essere realistica. Gli occhi. Non credo che li vedremo mai, gli occhi del nostro protagonista. Vai, questo giallino. Capelli. Oh, io voglio dei capelli formidabili. Ci sono. Ah, questa è la treccia di... Ma è cosa, è? È Cammy. È la pettinatura di Cammy. Guarda, c'è la treccia anche. Perché? Ma si può fare? Vabbè. Sì, Cammy di Street Fighter. Che c'ha il ciuffetto e la treccia. Lara Croft. No, Lara Croft non ce l'ha il ciuffetto. Ha ciuffetto senza... Ok. Ah, ah, ok, me lo cambio anche se sposto il mouse. Mamma mia. Santo cielo. Non c'è una capigliatura che mi vada bene. E andiamo su quella basica. Che sembra Super Saiyan 2, ma poco. Lo posso ruotare? Non lo fa. Ah, col destro. Ok. Ma va bene questo. Che cos'è questo? Il colore dei capelli. Santo cielo. Vai, bianchi. Barba e baffi, attenzione. Scusami. Non è un po' eccessivo. Ma che cazzo è? Oh. Cosa cambia da questo a questo? A questo un po' più rado? Ma è terribile. Ma perché devo essere un magnante del petrolio? Va bene. Chi è? Wow, dai, che così facciamo un po' di colore. Titolo, Neo Rider, bolide velocista, sfidante della gravità. Bolide velocista mi piace. Vai. Come si va avanti? Tieni premuto per salvare e continuare. Ancora io. Ok. Così magnante che magna. Fortuna che ha lasciato scritto work in progress, perché quel povero cartello non era veramente sfocato. Che spot ci sono? Sì. Watching Ridge TV, bringing you the biggest and best action all over the Republic. All right, time to cast our eyes on the ground. E i sottotitoli sempre più piccoli, va bene. Take that downhill bike and stick it on this trail. Tocca a moi. Come si fa? Orca miseria! Non mi ha detto i tasti! Com'è l'audio? Con l'LT si frena. Sì. Con l'A si salta. Ah! Ok. Con il grilletto adesso si pedala. Easy. Quello alto suono? Ci penso io, Gabriel. Senti che musica techno. La odio. Non è veramente il mio genere mai. Non si può avere una bella ballata o qualcosa di anni 80? Ricontroliamo musica al copyright? No, perfetto. It's better now? Cambio visuale. Dai, sbocchiamo in allegria.
Yes. Chi era quello? È morto. Ah, quindi non c'è collisione. Scaffale. Il numero, anche se non me l'hanno insegnato. Peccato, quella collisione diventava epicissimo. Ma niente, forse è solo tutorial. Sono andato a fianco a campi. Non capisco cos'è quel pallone lì. Lo devo raggiungere magari. Mass Race, Sequoia. Adesso faccio il razzetto. Ma che bello. Lo snowboards. Che faccio? Fammi fare qualcosa. Niki, Twitch non... No, Twitch mi fa rinnovare e chi sono io per dire no? Mi faccio un augurio per esame che ho fra 20 minuti. Tantissimi auguri. Vada, vada. Auguri e grazie. È fico? Beh, sì. Per il... Propulsione LB. Ok, con LB c'è il coso. Con il grilletto destro accendero. Certo che come tutorial potremmo spiegarmi qualcosina di più, eh. No, non c'entra niente lei, team. Non mi spiace. Wow. Visivamente sembra che gli manchino un po' di ombre qui e lì. È molto bello. È un po' piatto. I colori sono un po' piatti. Poi immagino che siano robe che sistemeranno finita la beta. Anche se devo dire, non è male visivamente. È proprio bellino. Grazie Luke per i 3 mesi. Di Superman 64 è in beta, sì. E poi bisogna aspettare ottobre, bisogna aspettare il 28 era. Ma non c'è un tasto per fare i tricks? Oh. E finish. No, è cross. Assolutamente cross. Magari next gen, sarebbe incredibile. Grazie Ale per la sub. Y e A? Non l'ho fatto. Y mi fa piegare. Ok. E A per saltare, presumo. Che sboro, troppo però. Ok, e la Y cosa fa? Mi fa fare questo. Ah. Ah no, la Y mi fa fare il backflip. Cambia postura. Ma che bella idea! Doppio! Sì, fenomeno. Aia, i piedi! Cosa sta succedendo? Rewind. Eh no, ho sbagliato. Non ho capito perché qui non si deve dare la sticcata con l'analogico appunto per fare il trick. Ma bisogna usare i tasti. È strano. Prendo quello? Cos'è? Cosa mi hai dato? Una televisione? Che è successo? Battisco, buongiorno, sono 28 mesi di ficcanza e vecchiudine. Mi prendo il lusso di chiedere una benedizione per il progettello che sto avviando. Tantissimi auguri allora, grazie. È open beta, ragazzi, fino al 28. Hey man, I've been hearing a lot about you. Displaying lots and lots of potential. Grazie. I'm Suki, by the way. Piacere. Taglio. I try to do it all. Ah, carino, lo fanno un'intervista. Mm-hmm. Le facce sono tutte terribili, ma tanto bisogna metterci i mascheroni davanti, quindi non ci avranno pensato troppo. Iam, saranno 2 settimane che devo rinnovare, ma non sono mai riuscito a seguirti in live. Adesso sì. Grazie mille, belli. Rinnovate, rinnovate, rinnovate per Live Train. Anche su console la beta? Mi chiedi tanto.
call the writer's ridge. It's the heart and soul of the Republic. I like to call it the social epicenter. It's vibing, right? You should keep an eye out for the trick battles. Ma io devo stare col casco in testa tutto il tempo? Non mi danno del coglione? Grazie anche a Batman per la sub. Scusami, ma sul legno? Non si rovina lo sci? C'è anche su console. Io voglio quella coda. Ma scusami. Ma sono tutti pazzi questi. Grazie Noz. You should twangle in their madness at some point because their events are off the hook and they offer very tidy rewards. Sono sci a rotelle. You should take some time to chill. Take a look around the ridge and then meet me back here with your game face on and va I'll bene. Introduce you to Brett. Cool? Sono da rifare le scioline, infatti. Corri. Corro. Cioè, quindi c'è anche il piedi. Posso fare i tricks? Il parkour? Andiamo al food truck. L'audio adesso come va? È troppo basso? O so casca? Me ne esco dalla rampa da guerriero Jedi. Posso cavarmi la bici? Sì. Ok. Sì, ok. Yay! LPRT parla con Suki? Ok, perfetto. Ciao Suki! Oh, nice, you're back. Ok, real talk. Brett, the guy I was telling you about, is a Trulege. He's the one that inspired all the cool cats to come out here in the first place. He's always looking for riders who have the potential to become champions. Oh, and yeah, he doesn't ride much these days, so he feeds our stomachs instead. It's his way of looking out for us and staying connected. Can't ride well if you haven't dined well, right? Come on, stay breezy and let me do all the talking. Ma no, è così pericoloso il tipo dei, hey, dei barbecue burger. Hey there, champ. Looks like you've been hitting the slopes. Well, you're the one always say, life is short, gotta ride hard. Right on. I do say that. Hey, hungry? Non mi dispiace lo stile. Con le chiacchiere miste a interviste. Forse è un po' troppo giovane per il sottoscritto tutta la situazione, bro. Però mi piace come è gestito. Bleach, buongiorno ragazzi, tra qualche giorno si torna a lavoro, quindi a sub è d'obbligo, buona live e grazie alla compagnia altrettanto. C'è uno story mode, sì. A documentario, esatto. Protégé, eh? Big words. Okay, Sparky. Suki's usually not wrong about these things, and I can see in your lunettes that you're bursting with some of that special sauce. But competing at the Invitational? Si vede comunque che hanno lavorato e non è banale questa cosa qua. Anche nelle animazioni, nei movimenti, per carità, non è della Stovasa, santi Dio. Però in un gioco del genere non mi aspettavo che ci fossero così tanti movimenti, animazioni, personaggi che parlano. Poi vediamo, magari c'è solamente questo e mai più niente. Famed competitions and an illustrious. Migliorato i capelli per i facciali generali. Boh, magari quello lì lo sistemano, però considera che. The Riders Ridge Invitational. Yeah, baby. Va bene. Questa è comunque una versione sicuramente precedente a quello che uscirà. E qualche miglioria me l'aspetto. Nulla di eccezionale, ma qualche miglioria. Per quanto riguarda i capelli, tanto vengono coperti da caschi, caschetti e cazzate. Questa iniziativa dura qualche minuto, poi meno. Sì, no, ma io parlavo dell'intero gioco, Gabriel. Canyonland?
La classica grafica di un gioco Ubisoft, sì, ma non era tanto la grafica che stavo commentando, ma tutti questi movimenti di camera, i movimenti dei personaggi, le animazioni, che non mi aspettavo sinceramente in questo tipo di gioco. 30 minuti di gara tutorial e sei libero come l'aria, bene. Perché quello che abbiamo fatto prima era tutto tranne che un tutorial. Che palle, che imbarazzo. Tipo il nome di cui parlavo prima. Esatto, perché qui si vedono bene in game, insomma, è un po' piatto. Il personaggio mi sembra bello comunque una volta qua in bici. Cioè considera che ne devi vedere 60 poi in partita. Non funziona. Oh. Ok. Oh no, le carte no. No, le carte no. Oddio. Ci sono i soldi veri, i soldi fi... Oh, doi. Ah, sì, mi ricordo. Mannaggia. Non sono carte, che cosa sono le ricompense qui? Cioè, cosa sono quei soldi là? Perché ci sono i soldi, due tipi di soldi. E due tipi di soldi al 100% vuol dire che uno dei due tipi di soldi sono microtransazioni. Era sulla tua bici. Bella, la mountain bike. Ci sono anche i grandi ma... C'è la Red Bull, c'era. Però, scusatemi, correggetemi se sbaglio, non è free to play. Non lo sarà free to play. Quindi... No, me lo guardo. Non è free. Che cacchio. All right, kid. Time to kick off the bike race career with your first event. Guarda, gente. Che figata. È questo il core del gioco. Evento. C'è il free roaming anche? Tu devi essere Igor. No, si pronuncia. Che storia. Che inutilità bellissima. Isha, ciao Gattone, me la fai un'edizione postuma di me per il test di cui saprò il risultato a breve? Tantissimissimi auguri e grazie. C'è ma... Ah, non lo sbloccano nella beta. Ok, ok. Allora, il gioco sembra... Chi è quel signore? Il gioco sembra comunque abbastanza vasto da giustificare comunque il prezzo iniziale. Vediamo le microtransazioni. Se solo roba estetica, chi se ne incula? Lo accetto. In solitario PvP, no, in solitario anche perché non c'è l'online, mi aveva avvisato ieri il gioco. Beh, prezzo pieno non è 60 euro, il nuovo prezzo pieno sono 80 euro. Aggiornatevi ragazzi, siamo nella next gen. Sta la difficoltà. Difficoltà pro. Mi dà bonus. Assistenza gioco. Vai difficoltà pro. Che silenzio, perché qui c'è una musica copyright. Che situazione imbarazzante. Sbaglio, c'era una collisione. Ah! Signore dei fenomeni! Sì, c'è la collisione. Da sturbo, zio. Ah, sì, mi ricordo. Ma sono terzo, com'è possibile? Dove sono gli altri due? No, piazzamento uno. Ah, terzo in punteggio. No, gatto, hai sbagliato. Ma non importa, recuperi qui. Ah, come? Ah, mountain bike. Funzionano così. Vita vera. Credici. Ma volevo fare il contrario, aspetta! E nulla, vabbè. Aia!
Scemo! È caduto. Che figura. Ma non posso fare quello che voglio. Vabbè. Allora, non ha lo stesso stile di movimento degli altri giochi di bici che ho giocato, quindi non riesco a capire come fare i tricks per bene. Above, non so cosa dire, quindi mi limito a darle il buongiorno e augurarle una buona giornata altrettanto e grazie. Perché volevo fare la rotazione orizzontale, non sono mica riuscito. You are so money, baby. Yeah, as you can see, participating in events earns you experience points, which helps you unlock more shit. Usa? Usa, perché mi dà la bici nuova? Ok. Te li spiego dopo i tricks. Immagino. Ah, guarda lo Yosemite. Ecco, vedete, questo stile con lo spray colorato mi ha rotto un po' il cazzo. Devo dirlo. Lo stanno usando da anni. Ne parlavo anche di con Kingdom Rage 2. Loro, sempre Ubisoft, con l'hanno fatto con Watch Dogs, l'hanno fatto anche con New World, Far Cry New World. Dov'è che era poi? Grazie Raiden, 40 come i ladroni. Grazie mille. New Dawn, sì, era Far Cry. Poi te l'hanno usato, è stato veramente usato tantissimo. Che balle. In Forza Horizon 4, Far Cry 4. Porca vacca. Grazie Erna per i 47 mesi. Anche noi il controller di coso, esatto. Non si frena mica però. Si scivola, non si frena. Il nuovo controller di Forza. Come sempre, Gabri. Buono che conosco il proprietario, ma certo. Insomma. Questa è meglio. Perché Marlin questa. No, Marin. Alpine Trail. 42, 46, scatto. Non c'è un confronto. Vabbè, uso questa che ha il punteggio maggiore. Vai. Un gioco inutile, ma è stato carino Rage 2. Come il primo. C'ha la sua storia, te la giochi, arrivederci. Senti che... Ma quello lì dove stava andando? Ma si può tagliare, si può? È nato su per un albero. Che? Oddio, anch'io vado su per l'albero. Ma che figata ho visto! Ok. Adesso è arrivato anche l'aeroplanoso. O forse quello lì aveva un percorso alternativo al nostro. E non ho fatto nulla. Perfetto! Mountain bike. Aia! Che fa questo? Che fa? Non lo fare! Ah, ma è con l'A che lo fa, non con gli analogici. Vabbè, aspetto che me lo spieghino per capire qualche cazzo di cosa. Dove vado? Troppo. Signora! Perché in bianco e nero adesso? E via in prima. Così ci cacchiamo di meno. No! Ti dà per morto. Grazie Alborg per gli 11 mesi. Tiger Woods. Ah, sì, mi ricordo. Quanto? Right. You've received a spanking new road bike. This is a super versatile piece of gear built for racing on those horizontal terrains.
Ma la uso? Eh beh sì, tanto me la stanno dando, quindi non vedo perché non usarla. Andiamo. Ma mi sembrava da corsa quella. E mi rimanda a fanculo di qua. Ok. Red Bull Holy Bike, your first biggie. Ricorda l'HUD un po' forza. Sì, 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 è vero. Ma hanno fatto bene. Forza ha dei menu molto, come si dice, user friendly, cioè visivamente tutte le opzioni, le cose. Il problema di Forza è che, e almeno quelli fino ad ora, spero che non sia così anche il 5, è esageratamente dispersivo in tutto. E alcuni menu sono fatti col culo. Però le iconcine e quant'altro sono molto riconoscibili e capisci al volo cosa devi fare o dove stai andando a fare che cosa. Quanto è grande la mappa? Non so se posso fartelo vedere. No, pensa di no. Forse dopo ho finito tutto. Sì, ma questa è una bici da corsa, ribadisco. Confermo, anzi. E non ci posso fare i tricks con sta roba qua. Ma si spacca la prima caduta? Mi entra nel culo il tubo? Ma siamo sicuri? In foto della Zone 4, dopo che ho completato tutti gli eventi, non so cosa fare. Ma completare tutti gli eventi ti servono due vite, però. Alla bersagliera! Anche perché il sellino da bici da corsa è tutto tranne che comodo. Voglio vederti io ad atterrare dopo una caduta su quel sellino lì. Che succede? Permesso, stronzo! Ha tagliato quello... Ma quindi si può tagliare o no? Com'è che funziona sta cosa? Pantani! Aspetta, che faccio... Tiè! Tiè! Oh! Ma è tutta salita! E che cazzo, io c'ho la bici da corsa sulla sabbia in salita! Ma che idea! Vai! Cipollini! Ah, discesa su cemento! Ecco! Permesso! Sono maglia rosa, sono! Via! Eh no, è tornato lo sterrato! Ah! Anche come idea è proprio forza, perché ognuno guida con la propria macchina e puoi guidare come cazzo ti pare, però dipende dal circuito. Ci sono le macchine da corsa che poi dopo devono andare sullo sterrato e fanno fatica, invece le macchine che sul cemento vanno di merda vanno meglio sullo sterrato. È un'idea, ribadisco, buona, che hanno fatto bene a prendere a piene mani da Forza. Poi non so se abbiano effettivamente detto c'è Forza, anche se... Insomma, sì. Funziona. Forza Horizon, ripeto, è il gioco di macchine più user... Sì, più user-friendly si può dire, perché c'ha la sua componente simulativa, ma è anche molto arcade. Quindi uno che magari non ha mai giocato un gioco di macchine, su Forza Horizon si diverte. Si può spostare gli altri sport? Credo di sì, più avanti. Adesso... Me li sbloccherà il tutorial. E mi ha dato una mountain bike, per fortuna. Grazie a De Para. Tra poco è settembre e si ricomincia a pedalare. Grazie mille. Vai, prendo questa. Vai, buon. Holy shizwiz. Congratulations. You've qualified for Red Bull Holy Bike. This is explosive stuff, so don't get your knickers in a knot, okay? And remember, cioè, comunque questo è tutto tranne che un tutorial, se posso dire, non mi ha spiegato un cazzo. Quindi puoi smettere di fare il gran sasso con la Graziella. No, però lo puoi fare. Oh, che carina la neve. Prima c'era uno con quella bici da gelataio con come si chiama? Con l'ombrellino. È esattamente lo stile di Forza Horizon. Possiamo gareggiare tutti nella stessa gara con quello che ci pare. E qui ti fa anche volare, andare sullo sci. No, ah, guarda, ci sono le cose da rompere. Non è vero. Non è vero. Penso che fosse uno di quei cartelli proprio la Forza. Niente.
Ha detto Santa Pupazza, confermo. E ci sono anche le macchine, ma quelle le guardi e basta. Sì, dammi questa. No, no, c'era proprio il muro del gioco. Ma, il fatto che ci sia il main sponsor Red Bull, cazzo, allora il gioco abbassamelo un pelo. Oh, vabbè. Beh, che rende anche il gioco un po' più fico. Perché Red Bull le fa queste competizioni qui. Però è sponsor. Here we go. Red Bull Holy Bike returns for another year. For another year. Permesso. Guarda come scatto. Porca miseria. Graficamente, ripeto, non è male, considerando che ci sono 7 milioni di giocatori, tutti con il loro fumo, il loro coso, il loro arrosto. Si può superare in discesa. Che fa? Ho perso il controllo. Ricordatevi che la potenza è nulla senza controllo. Insisto. Pronti al salto? Hopla! Doppio! Doppio! Nell'albero! Quello lì è morto. Quello che è andato giù a sinistra. È chiaramente defunto, mi spiace. Dei! Non l'ho fatto. E lo faccio ora. Ale! Cazzo, sono tosti tosti questi qui. Vado in scia. È nulla. Non so mica se riesco a superare. Yes, vai. Molto divertente comunque anche solo la bici per ora. Poi vediamo il resto. Va di qui. C'è un po' di cemento, recupero. Insisto, insisto, insisto. Ah! Insisto. È figo perché quando c'è la collisione perde un po' di birra. Anche lui. Non so se lo farei nella vita vera. Che fa quello? Ma stronzo, era contromano. Ma dai, mi ha fregato. Mi ha distratto tantissimo il maledetto. Ah. Ok, ci sono. Olè! I numeri, signori. Ci siamo. Guarda qua, guarda qua. L'ultimo tratto. È stato molto figo. Nella vita reale muori. Allora non fatelo. Fino al 28 questa beta, ragazzi. Sì, però l'hanno fatto uscire ieri sera. Mannaggia loro. Cipollini. Si muove troppo questo personaggio. Posso dire che si muove troppo? Wow, that was some filthy... Filthy riding at the Red Bull Hole. Però Gabriel, remember, beh, ci sta una betta. Grazie Gida per i 15 mesi, in ottima compagnia sua, grazie mille. È iperattivo, sì, è fatto di coca. Grazie anche a Pancrazio per i 25 mesi. È uno spaccone. Ok. Impara le basi del trick. Oh, finalmente! Trick Academy! Vedi un po'. Questo volevo. Voglio fare i trikes. I tricchettazzi. Ma non con questo. Con la bici, una roba alla volta. Aspetta. Grazie, Puerco, per i 32 mesi. Sì. Number one, the preparation.
Ok, chiaro. Quindi bisogna tenere premuto e poi mollare, immagino. Non lo so come si chiama, però è un problema. L'allineamento. Ok, quindi immagino che l'analogico venga utilizzato solo nella fase finale. Ok, fammi vedere, perfetto. Sì. Ah, poi molla la. Ah no, figa, devo premere la Y. Ma è un cazzo di incubo. Ok. Ah, ok, forse io ce l'avevo automatico, infatti non potevo fare granché. And to score those big points, you gotta learn how to add grabs to your tricks. So slick. Il grab con l'analogico e il grilletto, il grab. And finally the ultimate mix. Oh mamma. Time for a front flip method grab. Ah, poi prema Y, poi grilletto e cazzo. Mi sembra inutilmente complicato, posso dire. Sì, io tenevo premuto troppo presto. Ah, si può fare anche con l'analogico. Ok, meglio così. Ok. To cork in trickster mode, it's all about getting the timing right. Molto più interessante così. Se non faccio non c'è la soddisfazione. Sì, però non lo so, preferisco un movimento di analogico piuttosto che i tasti. Lo credo più realistico. And to really get those fans screaming your name, lay down some killer combinations. Tutto da studiare con metodo Lewis. Sì, fenomeno, mi piace, va bene. Ok. Va bene. Auto landings. Va bene. Usiamola per l'inizio. Ok. Quindi devo fare sostanzialmente. Ah, me ne fa fare una volta. X, B. Perfetto. Giusto, no? Esempio azzurro. Quindi, perfetto. X, B. Perfetto. Buona. Andiamo avanti. X, B. E gli è piaciuto anche questo. Poi andiamo di A, Y. Forse troppo presto la Y. Accelero. A, Y. Ancora. A, Y. La Y va fatta dopo. Va fatta molto dopo. L'opzione manuale ti consiglia di controllare completamente la rotazione. Ti è premuto per continuare a ruotare. Ok. Allora, vediamo un po'. Tieni premuto X. B per lo spin. Ecco lo spin. Non ho capito. Rilascia B prima che l'asse della tavola degli sci. Così. Buona. Ho capito. Ma no, non gli è piaciuto neanche uno. Aspetta. Così. Così andava bene? Non gli è piaciuto. Perché non gli va bene? Questo è andato bene. Ah! No? No. Ok. Pit, 59 mesi, grazie! Quello andava bene? Ma sostanzialmente devo tenere premuto fino alla fine. 59 come i tasti da premere per fare un front flip. Praticamente sì. Non l'ho capita sta cosa del... vabbè. A. E abbiamo questo. Merda! Ok. E qua che c'è un elefante gigante. Che faccio? Ma mi ammazzo qui per forza di cose. I numeri, signori. Adesso è finita la pista, però. Niente, ho vinto.
No, non atterravo dritto, infatti non lo contava per quello. L'elefante è pericolosissimo, siamo pazzi. Ok. Automatico, atterraggio automatico, manuale. Ma sì, ma dammi manuale, perché almeno ci prendo un po' la mano. Mi ho sbloccato una nuova attrezzatura e una nuova carriera. Vabbè. Mi sembra meglio il manuale, perché anche se sminchio, comunque mi fa più punti. Sono perso una sub? Di chi? Di Elzari, 17, ancora poco e siamo maggiorenni. No, sono mesi, mesi! Grazie per il contenuto, le si vuole sempre bene. Piacere mio. E adesso provo anche quelli con l'analogico. Appena mi fanno fare qualcosa. Io avrei tolto un po' di gare in bici e avrei spiegato un po' prima i tricks. Alright, now it's time to equip yourself with some snow gear. E perché adesso mi hai rimesso in bici? Vabbè, non va. Posso? Non va. Ah no, devo cambiare sport. Ah, la madonna, che rapidità. Quanto è fonda la neve, tutto troppo morbida, non si può sciare in questa situazione. Ma con l'erba. Ah, vediamo. Mamma mia, fenomeno, fenomeno. Così fa così. Ah no, però così lo fa solo quando c'è la situazione giusta. A spazzaneve. Ma che va anche in salita? Formidabile. Vado. Va bene, Gabriel. Snowboard o sci? Mi sembra più pericoloso farlo con gli sci, quindi lo farò con gli sci. Oh, buoni! Buoni! Miseria, miseria! Ho sbagliato! Che trickster. Ma è più importante fare i punti o arrivare primi? Perché io posso fare il re dei fenomeni, ma se arrivo ultimo sembra un cazzo. Un altro ancora. Yes. Ah, però pessimo atterraggio. Niente, gatto. Ci abbiamo provato. Che faccio? Aia! Molto male. Molto male mi faccio. Perché non ho punti adesso? Ma me li toglie quando faccio la cazzata? Aia! Ah sì, te li toglie! No! Quindi se combini guai, perdi. Ma c'è uno che è in negativo addirittura. Troppo! Aia! Trick rimasti 8. Sì. La vedo grigia a recuperare. Però aspetta. Elefante. Elefante 2. Ah no, ma aspetta, non me li sto facendo vedere i miei punti. Cosa ho fatto? Ah, mi dice quanto disto dagli altri. Non ero a zero, quindi. Ne ho fatti 64.000. Frank Hughes, buongiorno gatto, mi scusi se manco da un po', ma l'estate mi vuole fuori casa, ma beato lei, ci mancherebbe. Ah, sì, mi ricordo. Sei primo, insomma. Insomma. Whoa, nice. This is a very snazzy piece of gear. Certainly better than the one you had before. E usiamoli questi nuovi sci. Sono blu. Attualmente sono bot, però ci sarà il multiplayer. Credo che siano un po' il corrispettivo dei Drivatar. Di forza. Vai. Nice. You've been gifted a super cool snowmobile from Brett.
It's sick because now you'll be able to travel uphill across snowy environments. Che cazzo è? You can equip it from the sports wheel anytime. Scusa, la motoslitta? Cazzo, il Play 1. Oh, ma che cosa ha mai ritirato fuori, gioco? Com'è che era quel gioco lì delle motoslitte che mi divertivo un casino? Non mi ricordo mai. Però non si salta con la motoslitta. Ah, forse sono una roba comoda per andare in giro in free roaming. O si può gareggiare anche con la motoslitta. Modern Warfare 2, esatto. Esatto, è proprio un gioco di gare di slitte. Cioè, una missione con una... la prima, tra l'altro. Non mi fa fare i trick, però non lo so. Come puoi tenere la beta? Vai su Uplay e scaricala. Dry Creek. Ma perché mi rubano le robe da sotto il culo? Guarda. Per ora solo spostamento, ok. Dry Creek. Tanto dry non mi sembra. Ah, perché era un'ex cava di ghiaia. Va bene. Grazie a Luca per i 56 mesi. Va bene il counter delle ore, ma troppe ore di live ultimamente. E me ne mancano ancora 12, se non sbaglio. Dovrò recuperare tutto di pasta, mi spiace, grazie mille. E grazie anche a Fed. E anche questo mese si resubba con i soldi di Bezos. Grazie alla compagnia durante lo studio. Grazie a lei. Come fa a tenere più stelle? Esplorando per trovare sì, ok. Gli eventi, gli obiettivi facoltativi. Va bene. Nice work. Grazie anche a Nero Rito per i 22 mesi. Come una squadra di calcio. Per te. Guarda, sente. Guarda, puntini. Quindi il tutorial tecnicamente è finito, ma ha spiegato quello che doveva spiegarmi. 11 stelle per concludere l'introduzione. Ok, va bene. Andiamo di Snow, che da un po' che non... Cioè, da un po'. Non abbiamo fatto niente per ora. Grazie a Frappi per i 40 mesi. Mi dice condividere e condivido. E io la ringrazio. I tricchettazzi! Non si fanno i tricchettazzi, niente. Aio! Ok, non si sfonda l'albero. Quindi non è come forza. Qui c'è la danger zone. Tu 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 tu. Quante stelle ho? 8. Vabbè, ma è fa... Ho capito, non si può fare niente però, eh. È fatto di pongo. Eccomi qua. Vai di snowboard. Però avevo sbloccato degli sci nuovi? No. Vabbè, andiamo di snowboards. Sì, sì, è molto stile Horizon. E vi dico, va benissimo. Aspetta, non me l'ha spiegata sta cazzata. Non serve spiegarmi. Sono fenomeno. Ah! Ok. Cioè, voglio dire, quando mai avete visto fare una cosa del genere a un umano? Cazzo. Che cazzo di salto? Tipo, guarda qua. Ah! Dai. Ah, proprio non mi ha qualificato perché sono troppo... Vabbè. Ma devo battere Gardaland lì, come faccio? Ma sì, va... No, ma queste piastrelle qua, no?
Ok, e sono fenomeno. E mo? Sì, perché io posso salire qua. E vabbè, ma chi se ne frega a salire là? E no, non l'ha preso. Non l'ha preso. Non l'ha preso. Avevo capito, ma. Ma non funziona così. Fermi. Allora, io adesso faccio il salto. Faccio il trichettazzo, ma attacco al palo. Poi faccio un altro trichettazzo e scendo. Però sono arrivato a 88.000. È poco. A run 3 devo fare di meglio ancora. Ah, 88.000 è il totale. Ma ho fatto poco o niente meglio di prima. Miseria. Ma è poco lo spazio. Ultima run. Ho capito. Non vedo. Ok. Poi, guarda. Vado di qui e faccio sta roba qui. Che è venuta alla grande esattamente quello che volevo. Proprio non c'è stato margine d'errore lì. Faccio questo. Faccio questo. Faccio questo. E vabbè, sono atterrato male, ma lui è contento di essere sopravvissuto alla cosa, no? Qui ho sbagliato. E bella figura del merda. Però intanto sono il numero uno del mio cuore, almeno. Eccolo qua. Eccezionale, veramente. Posto? Vabbè, penultimo. Che fa? Non se la tira, ma dai! Che imbarazzo. Non è il caso. Va bene. E mi ha sbloccato giustamente degli sci. You, my friend, are up to a great start. Certo. You totally nailed it there. So listen. È open la beta, ragazzi. Sono arrivato penultimo, bro. Il molleggiato. Cazzo. È anche un po' bisbetico domato. Va bene, dai. 19 giga di beta. Beh, vabbè, credo che ti faccia scaricare il gioco completo. Non so quanto verrà a pesare totalmente, eh. Snowcross per Play 1. Vediamo. Sembra di sì. No, era Sledstorm. Hey, welcome back to Rider's Ridge. So, the Republic isn't just about your career. Pensati. Let me show you what else he can gun for. Showami. Lots of dope things. Guarda che è sempre inclinato qua con sto stile giovane. Aggiungi teletrasporto. Gara di massa, vado. Quanti soldi ho accumulato? Sembra un botto, perché me ne davano 2000 botta, no? Orecchie aperte. Bei capelli. Quanto stona, però. Che non sembra dell'età giusta per portare un crestone così. Corro. Sì? Dei verdoni. Scusami, Gabriel. So che è la tua pettinatura in game. No? Niente. Pensavo di poter già... Niente. Che figo l'effetto LED. Porca troia! Ma c'era bisogno? Senti come vi avete dato via la voce. Ma c'era bisogno? È fighissimo! È come nella vita vera. Ma perché?
Cazzo, è bellissimo. Che male agli occhi. La vita vera, proprio sono così quei cartelloni là. Perché no? È perché non serviva. È un bellissimo dettaglio, ma porca miseria. L'ho visto adesso e non me ne accorgerò mai più. Grazie Ale per i 52 mesi. Tra l'altro, il gioco sta girando a 120 attualmente. Non mi pare di aver mai visto uno scatto che fosse uno. Se hai finito di farmi andare avanti e indietro come un pirla? Tutto bardato così, sto sudando io. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Ne resterà soltanto uno. Bon, ho finito. No. Questi capannoni industrial con legno. Perform mind-blowing tricks to capture different districts. It's very cool. Playing this will also allow you to take part in the multiplayer competition. Achieve high levels. Adesso anche in giro per Padova, soprattutto lungo l'argine, stanno fioccando bar così. Non so se qualcuno conosce, ci sono sti bar fatti appunto di capannoni, cioè non di capannoni, di container e elementi in legno dappertutto. Tutto così. Poi non so se anche dalle altre parti delle città, immagino di sì. A dedicated spot for learning new tricks and getting hot tips. Each time you unlock a new sport. Al Bassanello ce n'è uno, sì. Keep in mind, stomping tricks in manual mode is a sure way to earn maximum points. Just saying. Veramente, Mickey, hai preferito Steep? Come mai? Che paura. Un recap di ieri sera. Oddio, è stata una bella conferenza. È filata abbastanza di roba. Bomba non c'è stata per quanto mi riguarda. A parte un gioco simile Pokémon che si chiama Dokkev, che sembra molto molto figo. E per il resto no. No, voglio andare avanti a fare le 11 stelle. Gara di massa? Vai! Contami! I'm in! E come si fa adesso? Mi ci devo teletrasportare? E qui, no? Mi presento qui? Come funziona? Ah, è questa la gara di massa? No. Ma sono altri giocatori? Invita nel gruppo. No. Ah no. Ah no, aspetta, mi sto unendo a lui. Allora non sto mica capendo che cosa ho fatto. Parti da questa posizione. E siamo qui. Non sto capendo, ragazzi. Non è qua che dobbiamo metterci. Schiaccia l'analogico. Eh no, l'analogico mi dice imposto a destinazione. Cosa me ne frega? Ah, sì, mi ricordo. Poi questa era. No. Non è quella a 5000 metri. Questa qua, dici? Questa è, forse. Spostamento rapido, parte da questa posizione. No. 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 È qui che c'è scritto, scusami. E adesso non leggo. Ah no, questo è Rider's Ridge. Dite che questo segnalino qua. No, questo è 600 metri. Azz. Perché me l'ha segnato prima e io l'ho tolto. L'ho tolto per sbaglio. Adesso vai a capire dov'è. Niente. Figura di merda. Boh. E
Quella zona dov'è? C'è il punto dedicato alla gara di massa. Ma non è... Sì, sono qua, vedi, eccolo qua. Se qua è Riders Ridge, c'è gente, però non è vero. Andiamo nel coso qui. Queste no, sono le sfide. E... Mass Race, eccolo lì. Trick Battle. Adesso qual è che era di tutti questi edifici? Questo? Transit Point. Nessun evento, niente. Eh sì, è uno degli stand. Devo trovare quale. Tricks Academy. Tricks Battle. Ah, dici che hanno tolto... esattamente come Forza. Era lo schermo, sì. Questo qua. Sì, sì, nessun evento disponibile al momento. Però lì è ancora segnato, eh. Perché se vai qui... Sì, mi ricordo. Gara di massa, nessun evento disponibile al momento. Ah, giusto, problemi online, avete ragione. Vabbè, andiamocene a fanculo da qualche parte. Cos'è questo? Trials of Giants. Vai, va bene. Imposta la destinazione. Che strano premere l'analogico per impostare la destinazione. Cos'è che fa così? Far Cry? No, Assassin's Creed. Ammazzo questo qui. Panorami sembra sottomarina. Grazie amici per la sub. Ah! Messo. Eccola in Assassin's Creed. Anche con l'aquila? I comandi vanno in... capiti. Perché probabilmente adesso con l'A devi fare i trick mentre fai i cazzi tuoi. Non vogliono che clicchi, cioè, che imposti destinazioni a caso. Capisco perché non ho selezionato la L, però è strano. All right, kid. This one's designed by the legend himself, Gary. It's all about riding with maximum precision through those big trees in Sequoia. Oh, I'm stoked. Che cazzo. Ah, e poi pianino di qua. Carino. Carino, aia. Ma è figa sta cosa. Quindi c'è anche il percorso vita. Perché? Perché fa così? Perché fa così? No. No. Ah. Piri piri pipi pipi piri pipi. Solo che descendersi è un po' più intuitivo come tasti. Anche se è più complicato, devo dire. Perché? Non l'ho fatto io, giuro. Ve lo giuro, non volevo. Se devo girare non è meglio? No, Gabriel. Siamo campioni. Non si fa la retro? Perché non fa la retro? Fermo, fermo, fermo qui, fermo qui. Perfetto, perfetto, perfetto. Grazie a Binovic per i 4 mesi. Ah, sì, mi ricordo. Salta troppo però sto stronzo. Adesso la fa la retro. La famosa retro della bici, Noz, guarda. Guarda. Ecco come funziona la retro della bici. Te posi pie. La retro della bici. Che ci vuole? Guarda te. Se fai ieri una roba del genere muori, sì. Andrebbe fatta più svelto, mi sa.
Ah, devo fare l'acrobazia lì. Aio! L'ho fatta. Com'è che si rewinda? Così. No, 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 troppo, troppo, troppo. E adesso? Ho capito, ma... Vabbè. Pianino, pianino, ho detto pianino, pianino. E allora vaffanculo. Aia, cosa ho preso? Ma è fighissimo. Ma era un orso quello? Ho chiaramente visto un orso. Che è sparito poi nel nulla. Sono matto? Mi sta piacendo, sì. Devo dirti di sì. Ah! L'avete visto anche voi, allora non sono pazzo. Beh. Cazzo, è lunghissimo poi sto percorso lì. Ma perché non frena? Questa è un po' una stronzata. Perché io gli dico di frenare e lui non frena. Checkpoint mancato. Ma ci mette veramente tantissimo a frenare. Guarda. Ma non è vero, ma com'è possibile? Fai rivedere i freni. Che male. Life is like a sewer. Oh no. No, lasciamo perdere. So, beh, andiamo a fare qualcosa di più fattibile, grazie. Tipo, cos'è questo? Cosa sarà questo? Andiamo lì. Che c'è un punto di domanda, magari è una roba mistica. Magari c'è lo Shangri-La. Speck, sono 10, come l'ora in cui mi sono svegliato. Un salutone anche a lei, grazie. La parte stretta è più facile dal vivo. No, ma guarda che quando dico di frenare, non frena. Avete presente quando la bici inizia a smettere di frenare, bisogna un attimino o cambiare i freni oppure tirare un po' la cosa? Il morsetto? Ecco, uguale. Che fa fiii. Marti, 17 mesi, buongiorno gatto, un altro mese, altra sub, mi potrebbe fare la benedizione per il mio esamone di settembre, buon proseguimento di live, che devo tornare a studiare, buono studio e tantissimi auguri per l'esamone. Magari sei una bici migliore, ho capito, che palle. Cos'è questo? Sherman Tree, attrazione. Come attrazione? Ma ci sono io, seduto sul nulla, che guardo un tronco. Bello. Ah, figo, ti parla anche... Ma esiste veramente questo Sherman Tree? O è giusto per... 15 vale notte azzurre, non male, bello. Esiste veramente? Ah, figo allora. Molto interessante. Ed è lì? Ma sì, fatti i fatti tuoi. Ci sono dei luoghi presi da quelli veri. Ma bello. Carino. E mi dà punteggio. Però a me non interessa. Io volevo gareggiare in realtà, quindi non... Perché non zooma più? Boh. Ah, così. No. Ah, zooma un po' dove gli pare a lui, va bene. Allora, voglio fare questa e vado qui. O sono punti di interesse questi che sto segnando? Non sono gare? Come riconosco le gare? Non lo so, finché non ci vado. I puntini sono i player, in teoria sì. Aiuto. Aiuto. Ah. Dai, che devo arrivare a livello 11 per poi usare tutte le altre attrazioni, no? Attrazioni, gli altri menicoli. Eh no, affanculo, che inculata. Pure questo è una roba
Ma quindi le gare sono queste sostanzialmente. No. Per ora ho solo queste. Ho già le 11 stelle? Ah cazzo, avete ragione, ne ho 12. E per usare il volo? Volo ad esempio. Non posso, non c'è nella beta? Gigaz, ti voglio bene, anche a te, grazie mille. E io volevo usare altre cose oltre alla bici, non si può? Un tavolo buono che conosci il proprietario, ma c'è. C'è. E come si fa? Devi esplorare. Ah, ma quindi i punti di interesse possono essere anche delle gare o delle cose particolari? Che disastro. Quindi questo potrebbe essere anche una gara? Mi sto incasinando tutto, non sto capendo un cazzo. Fai gare, prendi stelle e sblocchi cose. No, i punti di interesse non sono gare. Ok, perfetto. Allora vado a questa. Vediamo di fare quella. Magari sblocco, arrivo alle 20 stelle. Poi vediamo. E mi ha detto arriva alle 12, alle 11. Sono a 12. Boh. Sì, saremo di livello. È il gioco di Ubisoft, sì. Prendo questa. Credo vada bene, no? Ecco, questa è una gara di velocità o di tricchettazzi? Me lo fa sapere? È una gara di velocità. No. Red Bull Holy Bike. Life affirming. Ah, forse 11 mi mostrerà il villaggio, hai ragione. Se downhill è velocità. Questo è Holy Bike, però c'è scritto, non so. Here we go. Red Bull Holy Bike returns for another year. If this isn't a chance for riders to demonstrate their skills. Non mi segno i tricchettazzi, quindi è velocità. It's gonna be a fantastic spectacle. Miseria, tosti questi, tosti. Sono tosti. Ma io sono più tosto, guarda di che pasta sono fatto. Mamma mia, mamma mia. Sono il signore della mountain. Vai. Ok, quando sei in gara ti dice. Va bene. Permesso, permesso. E beccatevi anche sto trichettazzo. Doubles. Le. Però sono quinto. Non bene. Non è bene quinto. Dai gatto. Troppo. Va bene così. Insisti, insisti, insisti. Pusha. Oh oh. Il terzo posto. Mamma mia. È divertente comunque anche solo gara senza fare i tricks e tutte le menate. Non è banale. Dai. Che cacamento. Ah, vaffanculo. Vabbè, no, dai. No, dai. Che palle. L'unico bug, ovviamente, doveva capitare lì. Ha detto forza forza in italiano quello lì? Ho sentito. Forse sta parlando di Forza Horizon.
Cioè, guarda, questo gioco è forza, forza! Era l'avvocato. Permesso. Adesso facilissimo. Togliti dalle palle. Che fa? Aia! Maledetto metallicaone. Chi è? Tropical, 8 mesi, grazie. Grazie anche a Larry. Salve gattone, sono 16, come la macchina 4x4. Confermo, ne ho una. E si chiama 16. È stato un errore da parte mia. Ci ho creduto troppo. Adesso quello lì mi incula. Che abisso. The Canyons. Wow. Ah, gatto. Gatto, che fa? Perché? No, volevo pedalare più veloce. Ma ero primo, ero. Mannaggia a me. Vai, vai, vai. Cicletta, cicletta! Vai in scia! Cazzo, tostissimo! No, vincono loro. Forse secondo! Niente. Ho provato la prima persona, è per questo che gioco in terza mano. Però mi ha dato una stella in più per aver fatto il tricchettazzo in aria. E visto che a noi interessano le stelle, direi che va bene. Vieni qua. Vieni qua. È molto divertente. A parte sto qua che si muove e non sta fermo. Grazie a Damnatum per la sub. Ma non era vestito da snowboard prima, scusami. Boh. Sì, Reini, le sto rifacendo. Per sbloccare nuova roba. Dovrebbe avere 20 stelle. Ah, vedi? New. A posto. Allora andiamo direttamente a questo. Dove devo andare? A chi mi rivolgo? C'è un signore qui che mi dice. Oh, raga. Stronzi. Quindi? Non la faccio la gara? Non ho capito. No, è sparita. Eccolo qua. Ok. Vediamo. Che ora è? Adesso sono solo le 10:20. Ok. Listen up. If you're in Zion, you gotta chew on a bit of stunt action. This is one of the most dangerous and dizzying paths in the world. Me lo poteva dire prima. Aio. Ma io volevo volare nel cielo come quelli lì. Dove sono? C'erano prima. Vai che fighi che sono, che volano. Sono tutti i coloni di questa cicles. Voglio volare anch'io leggiadro. Sono un corvo del malaugurio. Freno. Ok. Ma quindi adesso non posso più raggiungere le 20 stelle? Grazie a Gabrox per i 43 mesi e aver fatto partire Live Train. Rinnovate, rinnovate, rinnovate. L'effetto di questi giochi che senso ha? È giovane. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma c'è. È morto quello lì.
Gotti. Beh. Ma dai, quel signore si è ucciso. Però non fa parte della nostra gara perché non è vestito da sauropode. No, no, no. Ehi, yes, dai, l'ho salvata all'ultimo. L'abbiamo portata a casa. Bene. Il problema è che se non sai quanto è profondo il salto, non è che vai distante. Non vedo niente! Ho capito, però la telecamera non mi hai dato una mano, eh? Scusami! Che cazzo! Uno, ok. Perfetto. Attenzione. No, no, no. Ah, l'ho tenuta. Con l'analogico devi aggiustare alla fine. Ok, ho capito come funziona. Niente. Mannaggia. Devo fare un 7-20, devo fare. Grazie a Giomala per i 34 mesi. La Bea per i 20. Buongiorno gatto, mi abbono subito prima di partire per una bella settimana di ferie. Ah, se la goda questa Roma. Ci sono stato a Roma? Sì, ci sono stato. Grazie a Yux, la cosa sta diventando seria. Grazie mille. Purtroppo io non sono tipo da vacanze in città. Io come concetto di vacanza c'ho, mi siedo da qualche parte, ho un bel panorama e non faccio un cazzo tutto il giorno. Quindi non sono tipo che va in vacanza a visitare una città. Ammetto questa cosa. Un giretto lo faccio, ma devo avere della decompressione poi dopo. Montagna, mare, ma sì, ma anche collina, vabbè. Sto lì e non faccio niente. Quello è il mio concetto di vacanza. Che devo anche dimenticarmi di essere in vita proprio. Poi, di nuovo, cos'è che abbiamo sbloccato questo? Decompressione è un bel termine, è vero? Ecco, io voglio quel veicolo lì! Io voglio andare in giro con questo! Metti a segno un Superman. Che cazzo è un Superman? Ma ci sta, cacazzen. Ma perché siamo vestiti da giraffe adesso? Ci sta, è bellissimo andare a visitare le città. Eccolo l'orso. Visitare le città, entrare nella cultura, è bellissimo. Però dipende da quanto tempo ho disponibile. Non lo so. Quando magari avrò più tempo, lo farò con molto volentieri. Anche perché spesso in una settimana... Che succede? Va bene. Ma niente, adesso bug su bug. In una settimana non sempre riesci a visitare per bene una città. Ho sbloccato la gara di volo e dopo la facciamo. Siamo delle giraffe adesso, no? Con gli occhiali, quelli da fighetto. Il fighetto della disco. Mi togliete dai maroni? Ok. Sto imparando un po' come funzionano i salti. Ma anche la fisica del collo, ma che storia! E qui prima sono caduto. Ah, perché è accidentato. Secondo me si era buggato e basta. Ok, l'ha accidentato, ma... Opla. Ah! Questa bici fa degli angoli da 90 gradi proprio come curva. Qualcuno si ricorda che cos'era un Superman? Che fa questo snowboarder?
Ah, è figo perché praticamente le gare si stanno incrociando. Noi stiamo facendo questa e poi ci sono altri giocatori che fanno delle gare che attraversano il nostro circuito, no? O forse sono solo NPC quelli lì. LTRT? Ci provo allora. Così? No! Questo era il grilletto, ho sbagliato. E non lo fa. Cancana a destra, non... Eh? Devo studiarmi bene tutte quelle cazzate là. Ma pure superato. Potevo fare il cancan. Arrivo. Supero. Mamma mia che curva stretta. Super stretta. Ciao, bitches. Plurale. Spedalo. E vinco in agilità. Scimmia rara, buongiorno Gattaus, si passa a salutare e ricordarle di mettere l'olio sulle catene. Mamma mia, se no cade, eh. Grazie anche al pesce diavolo, dopo un po' di ferie torno a resubare più fresco che mai. Buon lavoro, altrettanto e grazie. Con la sciarpa. Ma non ti... Allora, vi ho sbloccato un evento volante, mi avete detto. E dov'è? No? In alto. Non vedo mica. Filtriamo, ma... Non c'è? Siete sicuri? No? Non è che vi state confondendo con quello dello snowboards? A sinistra, sì, è quello dello snowboard. Questo. Sì, forse a 20 stelle lo sblocchiamo. Andiamo qua. Posso farlo con la bici questo? Il gratteton? Ice melt. Per davvero? Come? Ma siamo sicuri? Multisport. Ma io non posso cambiare, ad esempio, bici? Cioè, o... Non bici, scusami. Arnese? Ah no, sono tutti in bici, sono. Oh. Che casino. Purtroppo è molto confusionario. C'è troppa carne al fuoco e bisogna star lì a studiarsi tutto. Aspetta, guarda che trick che faccio. Uiiii, che faccio? Ma sono un pazzo! E anche un po' fenomeno, se posso aggiungere. Aia, ho sbattuto contro uno. Bella raga. Classe, certo. Certo. Ma che succede? È multisport in questo senso. Ma ma è bellissimo. Ciao mamma. Mamma mia. Che figo. Il gioco mi vedeva già male in bianco e nero prima di tutto. E si torna alla bike. Ma pensa tu. Occhio. Bellissimo. Bella idea. Tiri tiri ti ti.
ti. Checkpoint. Ah, ok, però ci ho provato. Mi piace che i tricks non te li faccia fare vomitando. Perché? Ah, vabbè. Come riavvolgi? Perché? Vabbè. Ma non l'ho mancato, ci sono passato sopra. Oh, mi fai? Ma quando riavvio perdo te... Ah, ok. Vado dietro agli altri giocatori quando riavvio. Giustamente, perché sei online. Ok. Ah, cacca nel culo. Fammi far così. Ormai ho perso. Vabbè, lo rifacciamo. È stato molto figo. Il riavvolgi fa schifo. Non avevo capito che funzionava così. Alcuni stati enormi non devi saltare o finisci ancora più lungo e cadi per forza. Ah, vedi, vedi. Questo lo rifacciamo comunque. Mi dà un'altra stella. Gun stop. Vai. 7500 punti con una combo di trick. Pettiti 3 migliori e 3 difficoltà esperto. Non ce l'ho difficoltà esperto. Difficoltà pro è già così esperto. Dai, facciamo la difficoltà esperto. Ci credo nella difficoltà. Oh, mi fai? Ecco. Magari non faccio i punteggi, ma faccio la gara. Non è free to play. Ha delle meccaniche che sembravano, però effettivamente si vede. Si vede che c'è. Vabbè. Allora, si vede che c'è del lavoro che va pagato. Gente che si ammazza proprio. Sono tosti questi pro. Mamma mia. Dove va? No, che fa? Perché? No, vabbè, ma non volevo farlo. Ok. L'ha fatto. E che dobbiamo fare? Non arriverò mai tra i primi tre. Porca troia. Ho mancato il checkpoint. Sono costretto a riavvolgere. Sì, però così no. Dai, quanto tempo mi fai buttar via? Insomma. Insomma. Uff. Se stessi giocando online potrei capire, vabbè. Però così, insomma. Sì, il più vicino è a 8 km. Ho sbagliato io, ragazzi. Però vi assicuro che non è semplice. Non è semplice. Che profumo di ragù che sto sentendo. Mi stia per giocare di perfezione continuando a rifare le varie gare. Non è per me purtroppo quella cosa lì. Suonano il campanello. Aspettate un attimo, però la pausa c'è. Arrivo su. Eccomi qua. Come buttare via il tempo, no? Il citofono continua a non funzionare nonostante lo abbia detto all'amministratore. Non va. Ma vedi, premi. Premo, non va. Quindi ogni volta che mi suona il campanello io dico arrivo e vado giù.
mi faccio i tre piani e vado giù, pensando che fosse il corriere. Era uno di Tecnocasa che mi chiedeva se qualcuno vende. Ma io, che a parte il fatto che continuo a beccare sti qui di Tecnocasa che me lo chiedono all'infinito, cioè non è la prima volta che mi capita. Ma io, ma che cazzo ne so? Ma come potrei sapere se uno dei miei vicini vende? Cosa me ne frega? Boh. Vabbè. Lo fanno sempre, sì sì, lo fanno. Citofonano. Sa se c'è qualcuno che vende? No. Non lo so, no. Sarà cazzi suoi. Il primo è terribile. Ah! Vuoi che tanto non faccio i tricks, quindi si vince. Sono il signore dello sci. Devo superare il terzo. E siamo a cavallo. Vi ricordo sempre che se vi regalano un cavallo non dovete guardargli in bocca. Aeri, grazie mille per i 44 mesi. Sta cosa mi fa proprio girare i coglioni. Ho perso tempo. Perché? Uno, rompo i coglioni per delle cose che, di cui non so un cazzo. E due, perché ho detto che non funziona il citofono e tuttora continua a non funzionare. Che fastidio. Siamo andati giù in due, tra l'altro, perché il monitor poteva essere pesante e scomodo da trasportare. Sono terzo? Sono terzo. Ah, perde tempo. Queste cazzate. Cazzo però, eh. Tosti questi qui. Un po' di pazienza, sì, per carità, però guarda che diventa frustrante, eh. Mi sono fatto tre piani a piedi di corsa per fare in fretta, anche perché sono in live e io non voglio mai lasciare troppo tempo la live vuota, mi dà fastidio mentre, ok, abbiamo la musichina e quant'altro d'attesa, però 22. Però mi voglio sbrigare. Potevo starmene qua seduto e andare a fare la live. Ma cosa sto vedendo, di grazia? Sto giocando a Jenga? Cosa succede? Siamo la Repubblica. Volevo farla anch'io la Repubblica. Eccolo là. Meet with the Shack Daddy Bandits. The rocket bike event over in Canyonland will really test your noodles. Vai. There's a wacky Shack Daddy event in Yosemite where you get to scoot around on a delivery bike. Keep an eye out for it. Attrezzature e articoli marchio Shack Daddy. Va bene. Ok. Ma io voglio volare. Niente ancora, eh? Vabbè. Allora, facciamo questa e vediamo che cos'è. Tiri tiri ti ti. Quella tutta in alto a sinistra fa ridere il doppiaggio. Dopo andiamo anche su quella. Per te tutti questi qui che c'ha. Ma perché? Strumenti. Ah no, era sport. Ah, posso cambiare da qui. Ma quindi io devo fare questo prima di andare in gara per selezionare la cosa? O me lo fa selezionare anche lì? Mi fa ridere che puoi toglierti da sotto i piedi le cose. Vado a piedi, eccomi qua, sono arrivato, buongiorno.
Difficoltà da esperto? No, non c'è bisogno. Lo tiè. Non c'è volo, non c'è, non abbiamo ancora sbloccato le robe. Che succede? Porca di quella puttana. Gatto! Ah, che dolore al culo! Non è per niente fastidiosa questa visuale. Eh no, no, fammelo rifare perché so che posso fare di meglio. Quante volte l'hai buggato? Due. Che bello buggato, si è buggato lui, mica c'entro io, scusa. Eh no, dall'altra. È poco intuitivo perché si deve controbilanciare con i tasti sbagliati, per quanto mi riguarda. Sono storti. Ancora? E vedi? E lì come facevo a raddrizzarmi? Devo premere un altro tasto. E qual è il tasto giusto? Vai te a capirlo. Sono nono. Figurati. Perché? Che troviamo? Ci sono cose che proprio non riesco a capire. Non so perché c'è questo effetto TV tubo catodico. Alla grande. Non ho ancora capito come si fanno determinate cose. Serve pratica, ma infatti. Troppo dritto. Lo dici tu, Gabri. Mi fido. Quindi in alto a sinistra, mai detto. Questo l'abbiamo già fatto. Vabbè, devo pagare l'ufficio. Eccoci qui. Ottiene Rubik senza riavvolgere. Vince tale il traguardo in caduta e... Vero, Gabriel? Ma sono fighissimo! Con i bastoncini! Grazie Nan per la sub. Orco can. Vabbè, adesso sono sopravvissuto, direi va bene. Com'è che si... va bene. Però non posso prendere un... Che troiata, ma fammi passare. Stavo dicendo... Non mi ricordo. Non mi ricordo più cosa volevo dire, niente. Quindi? Se lo dici tu. Ok. Ah, è nulla. No. E qui? Ma perché accelerato? In che modo funziona quella cosa lì? È nulla.
Primo? Sempre PC, ragazzi. Però purtroppo adesso vi devo abbandonare per davvero, perché devo andare in bagno. Si vede che la mia corsetta mi ha stimolato. Scusatemi. Arrivo, spero, a brevissimo. Perdonatemi. Scusate. Eccomi qua. Scusatemi. Purtroppo ho fatto quella corsa lì e mi ha sbloccato. Grazie ad Icy Frost per gli 8 mesi e Dam per i 25. Yeah! Siamo qui. Che succede? No, non voglio riprovare questo evento. Andiamo a sbloccarli un po' tutti, vediamo. Prossima ricompensa alle 30 stelle. Quante ne abbiamo? 25. Grazie Brix per i 21 mesi. No, Lord Jack Gun, Lord, vabbè, non ancora. Che succede? Infatti ogni tanto quando ho la diarrea, cosa che con questo caldo freddo continuo purtroppo mi capita, brucia parecchio. Poi il resto del tempo mi sembra di stare proprio benissimo. Però quando ho delle scariche come adesso sto soffrendo. Le. Figo. Molto figo. Ok, vai. Mette segno un front flip salendo su, scendendo da una rail. Questo lo so fare. Vai. Settimana bianca. Vado. Sì. Double addirittura, sei contento? Ah, ma va a punti qua sta cosa? E allora fai così, faccio anche così e poi faccio così. Bene, posto. Ah no, sulla rampa lo voleva, aspetta eh. No gatto, no così. Vabbè. Un po' eccessivo. No, va bene. Ma come faccio a girare sto stronzo se lui è girato male? No. No. Io non so che cazzo. No. Ho capito, ma vabbè. Cioè, c'era bisogno di sta cazzata. Aspettate un attimo. Ovviamente gli ho detto: ma scusatemi, mi serve la partita IVA per questa fattura qua. Ma non l'abbiamo mai messa prima. Sì, però cazzo, sì, questo qui è il mio ufficio. Scusatemi un secondo, perché vogliono il pagamento e tutto quanto entro il 31 di agosto, giovedì 26, col weekend in mezzo. Capisco che per il resto della casa non me l'hai fatta fattura, però questa qui mi serve la fattura, è il mio ufficio, devo fatturarlo. Che cazzo. Scusatemi, è oggi di tutto proprio. I geni comunque. Capisci, dal 1 al 26 erano in ferie, mica potevo avvisarti prima. Guarda, lasciamo proprio perdere.
Anche perché l'ho detto chiaramente che mi serviva la fattura, perché insomma, dove posso scarico, anche perché sennò. Ok. No, perché? Vabbè, mistero. Bah, bah, lo accetto, lo accetto. E mi rigiro così. Eccolo! Ah, tutto qui? Che tristezza. Gliel'ho detto. Sì, sì, ma ci pensa poi la collega a mettere la partita. Va bene. Adesso la collega mi manda la mail. Mi mandi il pagamento, anzi la ricevuta di pagamento, quindi il contatto pagamento entro il 31. E io chiedo, scusami, ma dov'è la mia partita IVA qua su questa fattura? Non c'è la fattura. Ma mica sapevo che dovevo metterla, non l'ho mai messa. Eeeh! Capiomi, però, Parlatevi! Cazzo. Signori, che numeri. Porto a casa, va bene così. Eh no, questo non lo porto a casa un gran mal di schiena. E poi? E poi niente. Solo figure di merda. A posto. Perché? No. No. Perché? Boh, avrò sbagliato qualcosa. Devo dire che non è andata neanche male. Che poi purtroppo il 90% delle cazzate con questa nuova casa, perché sono venute fuori? Perché la gente non si parla. Infatti, altra rottura di cazzo che è venuta fuori con loro, quelli che hanno costruito la cucina. Dobbiamo sistemare le cose con le luci, con i LED. Ok, gli do il numero dell'elettricista. Si parlano con l'elettricista. L'elettricista arriva e vede una striscia LED che hanno messo gli arredatori. Ma la dovevo mettere io? E giustamente il tipo invece che costruisce le cucine, perché è solo il montatore, dice: a me hanno detto di metterla. Grazie a Luca per la sub. Si può togliere? No, perché bisogna smontare tutta la cucina per toglierla adesso. Sono un po' rotto il cazzo anche da fare da tramite e da star lì a fare il cane da guardia. Sui stessi di Steep? Sì, sì, è proprio inevitabile. Si parlano, ma fanno il cazzo che gli pare. Vediamo, mi ha risposto. Sistema o rinvio? A posto. Ah. Quindi se siamo per LED devi smontare la cucina? A quanto pare sì. Sarà un problema del mio io futuro. Intanto voglio andarci a vivere. Poi vediamo. Worried about the unknown? Well, you should be. The future of big mountain snowboarding? Red Bull Ultra Natural. Learn the unknown. Mi stanno telefonando. Arrivo subito. Un flip rilascio. Perché mi stai insegnando il flip di nuovo? Looking double front stiffy.
Boh, non ho capito. Killing it with that double front flip stiffy. Amazing. No. There's the double front flip. Attenzione, che figo, che figo, che figo, che figo. Fammelo figo. Stomping that front flip. Sky high amplitude on that insane double misty. Buono questo. Wow. Piri pi pi. Like a walk in the park. Sì, effettivamente qui è meglio riavvolgere. Yes. Il fenomeno è qui. E voilà. E no, ho sbagliato. Perché mi viene naturale premere un tasto e non è quello mai. Ci riprovo. Ok, perfetto. Fammi fare questa cazzata qua. Cos'è, cos'è, cos'è? Non si ride di queste cose. Ah, riavvolgi, giusto. Ah, però mi ha tolto la possibilità di fare il fenomeno. Perfect double front flip. Questo non era porco, perfetto. C'è il coniglietto, lo ammazzo. Stomping the 720 Dracula method. Ok. Sono sotto adesso, ho fatto poco. Ho fatto meno di prima, com'è possibile? Fa super ridere. Quando fai le cazzate non importa, perché ti diverti comunque. E ople! Oh oh. Ok. Beh, l'ho risolta, no? Ok. Huge amplitude coming onto the 720. Nah. Però ci riprovo, aspetta, che posso riprovarci, no? Wee. Ok, da qua. Non volevo saltare così. Ok, dai, va bene. Ah no, adesso me l'ha proprio tolto per sempre. Che fai? Sei un coglione, sai. Che ti devo dire? Ottimo. Ottimo coglione. Bene, zero punti lì. 16.000, no, quelli c'hanno i 19, c'hanno. Puoi fare il breakdance sulla tavola. Sì, Arma, guarda, trovi tutto nel mio link. Acquistate, cliccate dal mio link referral, perché ci sono tutti i miei prodotti che utilizzo ogni giorno per intrattenervi e divertirvi, e soprattutto è roba di qualità. Lo so perché la uso. Mi sta piacendo, mi sta divertendo. Si è svegliato adesso, Q? Accendere il ventilatore. Scopri la carta. Carriera volo e paramotore. Quindi ci siamo finalmente. Oh là. Oh là.
Finally! Capio, avessi scritto qualcosa che posso capire. Il coso della roba. Quello del rimando del campanello l'avevano tolto da Amazon. Provo a cercartelo al volo. Dammi un secondo. Ma non so mica, eh. Perché ce l'avevo e non più. Campanelli wireless. Ah, è tornato. Ad un prezzo incredibile. Linko. Il gioco è online, sì. Oh, dai che si vola finalmente. Spray and Pray? Hazardville. Che bei posti. Che succede? Ma è distantissimo quel luogo. Non ci posso andare con la mia tuta alare? Sì, sì che posso. Propulsore durante l'evento. Ok, raggiungi il traguardo senza cadute, senza riavvolgere. Fattibile. Vinci in difficoltà pro o superiore. Quello è meno fattibile. Propulsione. Propulsione usata. Potevo anche frenare, ma non l'ho fatto. Bestia, come ci vanno giù tosti loro. Mi piace. Ha proprio una buona variegatura di gameplay. Perché? Eh no, devo rifare. Ma io non... Ho preso l'albero? Pensavo di essere distante. Ho sbagliato. Se sono un missile per aria. Non ho proprio visto l'albero se l'ho preso. Cioè, immagino di sì. Sono morto. Ma con i droni che tengono sul tutto? Figo. Oh! Ma loro accelerano da morire. Io non saprei come andare veloce come loro. Forse c'hanno... l'aliante più fico? Non sto decelerando un secondo. Perché usano più propulsione, magari. Che cazzo. Ma che bella l'arietta di montagna. Magari esistesse lo skijet qua. Potete fare Falcon. Ma non c'è un modo per fare qualche trick, qualcosa qua mentre sei in volo? No, solo Top Gun finto. Seria.
Non sto decelerando un attimo, è incredibile. Qua ho rischiato. Però è figo. Si guida in maniera interessante. È infinita sta gara. E niente, ho mantenuto il quinto posto dall'inizio alla fine. Anzi, vengo anche più superato. E niente. Si guida molto bene. Credo che siano tipo i Drivatar i miei avversari. Ma basta far gesti, scemo. Oh. Il leopardato. Usa? Ma assolutamente sì. Però è una tuta alare questa. Non è quella che ho usato fino ad ora. È un'altra cosa, giusto? Perché c'è quella con i razzi e quella solo alare. E quella lì. As you know, wingsuit riders have to grow into their wings, metaphorically speaking, of course. Sook, just stretch it. E basta, Dim, ho capito. So you best learn by doing. So charge around with your hair on fire at these next few totally mad events. Ow! Graffiante. Sorry. Just back off. I'll do it myself, okay? Ah, sì, vedi, sono proprio due cose differenti, il volo. Ma quindi devo scegliere tra la tuta alare, che è questa qui. Ok. E quella col razzetto, ma è ovvio che è meglio il razzetto, scusami. Ehi! Bestia, ma va più veloce questa. Aiuto! Ok. Ah, e questa qui però mi fa fare i trichettazzi. Ma senza paracadute? Che uomo. Come faccio a fermarmi? Così va benissimo. Perché muore continuamente? Siamo arrivati. A posto. Totalizzo 80.000 punti. È impossibile. Vinci senza usare la modalità lenta per più di due volte. Cos'è la modalità lenta? Il freno? E vai. Non la vedo bene. Ma visto che tanto i bonus exp non ci servono, perché tanto gioco al limite, che mi frega a me? Arrivo primo e vinco e basta. Non c'è paracadute in questo porto? Veramente? Non c'è un mini paracadute in caso di pericolo? Ma dai, ma me l'ha già fatto usare la modalità lenta, stronzo! Che gioco di merda. Mi ha fatto fare il tutorial e me l'ha fatta sprecare. Vabbè. Ed è incredibile perché questo qui non è completamente diverso dall'altro, ma è diverso. Voglio rifarlo. Molto figo. Però come faccio a riprendere quota? Perché questo è il mio problema adesso qua. Vedi? E come faccio? Devo passare per forza nel tunnel sotto? Non si può riprendere quota, si scende e basta. Quindi devo passare dal pontile. Vabbè. La modalità lenta non la voglio usare perché mi ha detto che mi toglie punteggio. E non la usiamo. Sto andando di 180 orari. Seguo il fiume. E seguo il flow anche. Il flume. Sotto quindi.
E no. Perché era via? Ma vaffanculo. Non capisco. Devi guardare in alto, ci ho provato. Sto passando troppo basso, ma anche secondo me, però... Cioè, quindi dall'inizio dici che devo tenere un profilo alto. Però qua mi fa andare in picchiata per forza di cose. Ma se mi scappano via le scarpe dalla tunica qua, sono morto. Qua con un pelo di frenata di modalità lenta poi ha funzionato. Però non lo volevo usare. Vabbè. Prima avevo fatto più punti. E come faccio qua? Devo capire come funziona. Spero sia legato bene col doppio. Vedi che c'hai i piedi infilati dentro la coperta qui? La coperta con le maniche. E lui si è buttato. Però se gli scappano via i piedi, è finita. Non riesce più a intrappolare l'aria. Muore lui. Lui, non io. Non mi interessa, io non lo faccio. Sono abbastanza vecchio da capire quali sono i miei limiti. Vedi. Vabbè, ma è impossibile una certa. Non puoi più recuperare quota. Come si fa? C'è qualcosa che mi sfugge. Provo a far andare avanti loro e guardarli. Forse non devo usare l'acceleratore. Non bisogna sprecare accelerazione qua. Tanti piccoli scoiattoli volanti. Li ho superati tutti perché adesso ho messo la modalità normale. Porca vacca. Come faccio a fare 80.000 punti? Ostacolo schivato a destra, non gli è piaciuto. Perché? Ah, la modalità lenta ti fa prendere quota, vai in culo. L'astrologa, 10 mesi, grazie, arrivo subito. Ecco come funziona. Ah, sì, mi ricordo. E vado in picchiata perché sono un fenomeno. Adesso ti leggo, astrologa, Tranqui. Oh, che dolore le balle. E sono 10 come M10, che è un ammasso globulare visibile nella costellazione dell'Ofiuco. Che cosa? Buona giornata, signor Gatto, e con questa piccola perla di conoscenza. Sempre un piacere. Ormai ho capito come funziona. Masterato. Masterato. Funziona come Super Mario. Ci ho pensato, ma no. Non lo fa. L'unico modo per risalire e riprendere quota è la modalità lenta. La lent modality. Anche se sarebbe sensato alla Super Mario, credo. Mario mi sa che ha la fisica perfetta. Vedi, l'ho avuto per forza. No, qua devo per forza riusarla. E allora vado su. Tua nonna va su. Però adesso devo prendere velocità, ma non ora. E quello lì c'è già 1 miliardo di punti. Anch'io voglio i punti. Voglio i punti anch'io. Guarda come schivo le rocce. Sono il signore del sasso.
Mi chiamano il Gran Sasso. Però signore. Dai, 73.000, che sfiga. Dai, 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 dai. Me li ha dati? Me li ha dati? Non me li ha dati. Dai, non me li ha dati. Sarà crossplay, sì. Ma che cazzo balli? Che cazzo balli? No, non volevo... Vabbè, ho sbagliato. Ah no, ok, a posto. Ciao. Poi mi sono divertito di più con Razzetto, devo dirvi. Vedi che c'ha c'ha le pattine, che ha i piedi infilati dentro il corpo. A parte che si inzacchera tutto adesso. E ha le pattine lui. Quella lì è una roba da raccogliere al 100%. Ciao Lino, molto carino, molto molto. Come faccio a salire lì? Non posso, si arrampica? Non così. Vabbè, perché mi servirà la bici. Miam. Non hanno suonato. Ragazzi, lo sento il trombone, eh. Cioè, so anche quando c'è il falso allarme, ha sbattuto una porta e ha suonato. Yeah! Addirittura! Vai a cacare, che riavvio era? Dove devo andare adesso? Se anche cross save, mi stai chiedendo troppo. Mi stai chiedendo troppo. Non lo so. Beh vabbè, la beta io mi aspetto che verrà buttato via tutto il progresso e si ricomincia da capo. Che cazzo era sto riflesso qua? Credo di sì, perché non so se si sente il citofono dal piano alto. Devo chiedere ai vicini. No, i salvataggi della beta secondo me buttano via tutto. Magari se hai giocato la beta ti danno qualche bonus. C'è stato un po' di Re Leone, o sbaglio? Oh. Omar è l'estensore di campanello. Praticamente quando suonano al citofono mi suona anche qui. Solo che se basta un rumore un po' più forte o sif che ulula, come ieri che non la smetteva un secondo, porca miseria, mentre ero su PlayerUnknown, e... che parte. Sì, Dorian, l'abbiamo fatto prima. Volevo uccidere un suono di ostacolo che bisogna appunto di tutelare. Sì, ci proviamo. Ma sto leggendo il tutorial, porca di una puttana. Ma poi non mi poteva fare il tutorial fin da subito. Che cazzo è sto tutorial un po' qui, un po' lì? Ma spiegami subito, no? Sì. Vedi, adesso me l'ho spiegato come si guadagna quota. Prima non me l'ha spiegato mica. Voglio fare i mega punti qua. No, non è collegato al campanello. È un... rileva il suono forte e lo fa. È poggiato sopra il campanello. Siamo morti tutti qua, è incredibile. Troppa prossimità. Non si risica senza rosica. Vabbè, avete capito. Il problema è che il corpo del mio personaggio... Ah, giusto. Sono il signore della collina!
Infatti stavo dicendo, il problema è il corpo del mio personaggio che non mi fa vedere la muretta. E adesso ce l'abbiamo la muretta. Come spicchietta. Ah, cacchio. Cacchio, stavo andando benissimo. Rifai. Abbiamo trovato la quadra. Mamma mia, tigre, che pesantezza. Cribbio. Se siete così bravi, giocateci voi. Sto imparando, non mi sembra neanche di andare così male. Un po' più basso, un po' più prossimità. Un po' di più, un po' di più. Vai prossima di più, prossima un sacco, Guarda come prossimo. Il sassetto. E dove sei il checkpoint qua? Mannaggia. Che male. È bellissimo però da fare, eh? Che poi lo sto riavviando, ma non so se serve. Eh sì, perché sennò perdo tutto il punteggio, visto che è dall'inizio che me lo sto portando dietro. E niente. Vabbè, qua lo riavvolgiamo, tanto non era niente. Vai da qui. Non senso, buongiorno gatto, sono 26 come le lettere che compongono la parola. Precitivevolmente. Vabbè, ho capito anche tu, però hai fatto apposta. La parola più lunga della lingua italiana, mi fa piacere. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma Doc va a rivederci. E già tanto si esce. Concentrato, gatto. Non lascia molto margine d'errore questa disciplina. Cos'è? Cos'era quel fischietto? Dai! Che palle! Ti ricorda Steve? Perché è uguale. Con altre cose. Nella vita vera hai solo un tentativo. Guarda tutti morti! Tutti! Persino il computer non ce la fa. Questo l'avevo proprio visto. Guarda, tutti! Ma quindi sono fortissimo io, che mi schianto più avanti? Come funziona? Ok. Ci sono. Prossimità. Troppo prossimo. Piccole correzioni. Schiva l'albero perché non è il caso di finirci dentro. Non fare l'esoso. Non vado più giù di così adesso. Non eso. Anche se il brivido c'è. Attenzione. Eccolo il cecco. Ma c'è uno che mi ha superato! Mi ha distratto un sacco. Però qui c'era la salita, figli di tro. Ah, però il punteggio non è finito, scusami. E come faccio a ridecollare? Bella idea. E mo? No, si pronuncia. Non ben pensata questa cosa. Robby, un altro mio insieme gatto. Sono alla quarta settimana del nuovo posto di lavoro. Merito una benedizione. Merito della sua benedizione. Esagerato. No. La sua compagnia è sempre costante. Grazie mille.
fatto a superarmi quello lì? Scusami, io ho 16.700 di punteggio. Ma me l'ha sommato a quello di prima? Come funziona? Prima era 160.000, ora 16.000. Ah. Ah. Vabbè. Vabbè. Però quello lì ha 78.000 punti in più di me, porca troia. Arrivo. Così. Bene. Però è stato figo questo, mi è piaciuto più di quello di prima. Così. Stai troppo basso, ma devi stare basso perché fai il punteggio. Che disastro, ragazzi. Poi noi le discipline le abbiamo sbloccate tutte, no? Abbiamo un giro in bici da fare. Vai, questo mi sembra divertente. Sì, no, per delivery bike, che bello, però dammi... No, scusami. Che bello. Yeah! Ma guarda che bello con la gente che pedala nel free roaming. Adoro questa cosa. Non vedo l'ora che ci sia l'online per davvero. Tutto fatto bene. Come in Forza, appunto. Ah! L'ha accettato. Che cazzo è neve? Che schifo. Si può fare nient'altro a parte le gare? Per Bacco no. Che cosa vorresti fare? No header front tip. Suicide no header. Non so cos'è. La pizza! Adesso mi va la pizza. Vai! Sono l'orsacchiotto della pizza. Ma ha detto questa margherita pesa. Cos'è questo odore? È gorgonzola. Sarà una quattro formaggi. Ah, penso che questa sia una quattro stagioni. Mamma mia la marinara! Ma quanto aglio ci hanno messo in questa marinara? Dove sta andando quello? Ho sbagliato strada? Che succede? Aiuto! Mi sono distratto un po'. Sono secondo, ma capisco che nessuno capisce dove cazzo dobbiamo andare. Bene, ho preso un italiano e gli hanno fatto dire delle frasi sulla pizza. Ok. Ma com'è che funziona? Devo semplicemente raccattare tutti i checkpoint. Ah, perché stiamo così... Stiamo consegnando le pizze, giustamente. Classico calzone. Sì, questa mi piace. Santo cielo. Mamma mia, la pizza alla Nutella! Ma che sogno! Non è vero. Mi trovo in totale disaccordo con ciò che è appena stato detto. Grazie a Wololo per i 47 mesi! Ok,
carbonara? Ma veramente? Ma che pizza è? Cioè, non ti va bene la carbonara, ma ti va bene la Nutella. Guarda che non ne capisce veramente un cazzo sto rincoglionito. Pizza carbonara buonissima. Però la Nutella che sogno. Si vede che non è un gioco italiano. Una pizza hawaiana? Ma qua stiamo scherzando. Non ne vale la pena. Che se non ne vale la pena? Non ne vale la pena, tra l'altro. Ma che? Hanno ordinato una pizza hawaiana? Ancora? Ma veramente? La cipolla di Tropea. Mi sento a casa. Specifica. Cos'è successo? È saltata la live? Ah, mi sa che si è rotto Twitch, perché io lato mio tutto perfetto. Io non so cosa... Ma ragazzi, vi siete persi di delle cose che è meglio così. Che è meglio così in assoluto, ve lo assicuro. Ci sono? Boh, si deve essere spaccato Twitch, credo. A me non ha detto che non ho perso niente. Neanche un frame. 10 secondi. Ah, mi spiace. No, non lo rifaccio. Cipolla di Tropea è stato ritorno in live. Bene, bene. È stata un'esperienza terrificante. Non lo voglio più vedere adesso, quella quest lì. Mamma mia. Oscar, un salutone dal primo giorno di lavoro dopo le ferie. Un abbraccione, grazie mille. Buon rientro. Rinnovate. Vi ricordo che stasera la live inizia alle 8. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Cazzo, che riflesso il coso. L'elmetto. Però, cioè, sarà anche cross-gen. Bel lavoro, Ubisoft. Sarà per questo che l'hanno inviato 7 volte. Guarda te. Stasera Future Game Show. C'è sempre il buon Karim. E non so se partire ancora prima come ieri, però adesso vediamo. Non penso. Ormai con le ore ci siamo quasi. Dovremmo essere tranquilli. Darò un piccolo boost anche domani sera. Infatti domani sera partiamo anche domani sera alle 8. Farò Sea of Thieves con la Roberta. E se tutto va bene, domenica mi riposo. Adesso vedo con... mi faccio due conti. Perché poi dopo devo fare le ore di live entro lunedì e non martedì. Che anche questo mi ha rotto tutto. È una gara di corsa questa? Sì. E allora vaffanculo. Domani sera ci saranno i drop di Sea of Thieves. A partire da domani sera. Infatti a partire da domani sera grandi ospiti. La Roby ci sarà domani sera. Sabato mattina invece ci sarà un massimo esperto di Sea of Thieves Italia che ci insegnerà a fare PvP per bene. E poi dopo grandi sorprese. Che odio sta cosa. È serio un modo per perculare Lino? No, sono serio. La settimana che lo dico. Mi sono fatto malissimo agli stinchi lì. Cazzo, brutale ste gare.
Anche perché, come sapete, il PvP è proprio la cosa che non mi riesce proprio benissimo. E ho chiesto a sto ragazzo, mi dai una mano? Sì, sì. Rolle! Troppo. Questo Slicky ne sa. Questo Slicky ne sa parecchio. Ah, io non uso il boost, ecco perché. Slicky ne sa, perché usa il boost. Dove è andato? Affanculo. Ciao Slicky! No, scusami, sono io primo. Ah, ok. No, ho sbagliato tasto! Che odio. Questo è un problema della beta, naturalmente. Ammazza, non so se io potessi sbagliare così tanto. Sei sicuro che il futuro game show è alle 20? Altri siti dicono 22 ore italiana. È lo stesso dubbio che stiamo avendo da ieri. Io ho letto più volte 20, ma in moltissimi dicono 22. Gabriel, mi riusciresti a fare un piccolo check? Che magari facciamo un cambio di programma. Thanks. Santo cielo, Lino. Era proprio nelle tue corde. Perché poi dopo non ci troviamo qui alle 8 e facciamo casino. Oddio. Mi sono perso di nuovo. Venti Dying Light, 22 Game Show. Oddio. No, Dying Light non ho cazzo. Devi vedere l'ennesima presentazione da Inlight. Quindi 22. E niente, ci alzeremo. Adesso sento Karim se ha voglia, se no me lo guardo da solo. Mi sto alternando giusto qua. No, è che mi sto distraendo per leggervi e quindi giustamente vado fuori. Cosa è successo qua? Cazzo, è facile uscire di strada, Non era il caso di saltare lì. Però è molto divertente. Cioè, ti invoglia a rifare le cose in maniera perfetta. È molto challenge e bello. Il gioco interamente, intendo. Non questa disciplina nello specifico. Che figo. Giro della morte. Che non è mai. Però bello. Quello che hai detto il Minos non era, confermo. Meglio questo dei Shenders. Sono diversi. Allora, per il controllo generale della bici trovo migliore dei Shenders. Questo però ti fa fare altro. E pensate, allora, il controllo della bici è meglio dei Shenders. Qui però non è impossibile guidare la bici e fare i trick. Descenders ti dà un maggiore controllo appunto della bici, puoi fare tutto quello che ti pare, ma è un incubo fare tutti i trick, saltare, fare quant'altro. Questo qui invece è un po' più sempliciotto. Sono due cose diverse. Grazie a Miriam per i 3 mesi. Però a sto punto mi fermo. 22 dal loro sito. Che palle. Boh. Che cazzo, che figata quelle fiamme lì. Mi fermo qua. Adesso sento Karim e vediamo cosa fare. Mi sono veramente divertito, non vedo l'ora che esca. Virai Domoro.
e gli diciamo: il carburatore l'hai cambiato? Noi ci vediamo stasera alle 21 e poi vediamo per il Future Game Show. Ciao belli. Grazie di tutto, a stasera.